La situazione ovviamente di assoluta criticità. Ieri siamo stati al Dipartimento assieme al Sindaco di Castellammare, abbiamo avuto un incontro con il dirigente, con il dottore Perillo, per questa vicenda. Dico, ci sono tante iniziative in corso. Dico, la Regione ha rappresentato l'assoluta criticità e la mancanza di altre discariche attualmente, dico, nel panorama siciliano dove poter conferire, il che, diciamo, sicuramente rappresenta la criticità estrema del momento. E oggi alle 16 ci sarà un incontro di tutti i sindaci della SRR per affrontare la problematica. Il Comune di San Vito sta mettendo oggi il sindaco un'ordinanza per meglio regolamentare la questione della raccolta differenziata, aprendo un nuovo CCR. Quindi ordinando all'attività commerciale di conferire al CCR con le dovute modalità di differenziazione dei rifiuti, e questo spero che possa dare anche un input in questo senso, perché è chiaro che dobbiamo necessariamente abbassare la quantità di RSU, di rifiuti indifferenziati, da portare in discarica. Per il resto ci stiamo muovendo a 360 gradi. E non ultimo, dico, anche la nota dell'assessorato da firma di Perillo di ieri, con la quale, dico, oggi pomeriggio, dico, sarà tema di confronto con gli altri sindaci, che evidentemente nel totale delle quantità che la SRR Trapani Nord ha autorizzato in discarica a Trapani, va fatto un piano di riparto tra i comuni, perché è chiaro che oggi alcuni comuni sono più in sofferenza, mentre altri lo sono meno, e quindi va affrontata anche questa situazione. Stiamo lavorando, vediamo un po' di riuscire, con la collaborazione di tutti, a uscire da questa emergenza, però l'assoluta criticità del momento impone tutta una serie di considerazioni, di provvedimenti di assoluta urgenza. Ho saputo che oggi pomeriggio i tecnici dell'assessorato saranno a Roma per affrontare la questione anche dei rifiuti che stazionano per le strade. L'assessorato ha chiesto una deroga con la possibilità di abbancare questi rifiuti presenti in gran parte delle località dell'isola in discariche e nell'attesa del trattamento. Vediamo come si evolverà la situazione nell'arco delle 24 ore per determinarci con ulteriori provvedimenti. I cittadini di San Vito lamentano però che non sono state scelte magari località un po' più adeguate dove poter accumulare i rifiuti. Sono su vie che tutto sommato sono transitatissime, quelle per andare verso la Tornara, via Mondello. Insomma, non si potrebbe, in attesa di spostarla quantomeno in un luogo che è meno visibile. La questione, dico, è chiaro che oggi il Comune di San Vito Lo Capo ha una produzione di circa 28 tonnellate giornaliere a fronte di 14 tonnellate autorizzate. È chiaro che in questi giorni si sono accumulate 14 tonnellate circa giornaliere di rifiuti per strada, che la gente ha lasciato un po' ovunque, diciamo, nelle vie del paese. Abbiamo cercato di tutelare le zone centrali. Questa situazione di emergenza, anche a voler intervenire in questo senso, dico, sarà un tema di confronto della riunione di questo pomeriggio tra i sindaci dell'SRR, sperando che la Regione possa riuscire ad avere una deroga da parte del Ministero per stazionare questi rifiuti in attesa del trattamento in discariche che siano, diciamo, regolarmente autorizzate, oppure in ex discariche dismesse. Questo è stato il tema del confronto con il dottor Perillo di ieri, però non è facile oggi accantonare dei rifiuti, mettere su degli scarabelli quando tu non sai esattamente quando potrai smaltire, e questo potrebbe causare ulteriori problemi di discariche abusive e quant'altro.